mia testa fa clic clic quando vedo te. Flop, le mie gambe fan flop flop, e qui intorno c'è sniff sniff, profumo di te. Ti amo, ti amo, ti amo. Spacco mondo perché ho preso una sbandata per te. Se un furbino ti parla, svran, gli arriva una sberla che lo manda ron ron. Se qualcuno ti tocca, uno smash sulla bocca e lui grida help, help, help. Ti amo, ti amo, ti amo. Spacco il mondo perché ho preso una sbandata per te. Spacco il mondo perché ho preso una sbandata. Pazzi. Ma chi ne sente? Ale ragazzi! Qui siamo tutti a casa nostra, qui parliamo solo noi, qui cantiamo solo noi, qui balliamo solo noi. But I talk to you now. Tell the world you're gonna do now. As the new dance we're going around there. And I'll tell you what we're putting down. Put your body on around and then shake. Oh, oh, the way you do now, shake. Yeah, no, baby, shake. Salve amici, ciao ragazzi, forza dai, andiamo in festa. Poi guarda, andiamoci dentro, hai visto, facciamo scuola, bene, brava, complimenti. Bravo, bravo, brava, formidabile. Sentite ragazzi, a questo proposito devo dirvi una cosa, che alla prossima settimana a tutti gli invitati sarà regalato un distintivo con la scritta diamoci del tu. Contenti, bello, no? Ha avuto l'idea, la prima bomba di questa settimana, tutti in coro. E Lito Tony. Che mi chiede se tu tornerai. Lasciatemi solo, io non voglio mai più amare un'altra come lei. Ora che è finita così, ora che conosco
lasciatemi in pace, che volete da me? Io faccio quel che piace a me.
orologio scandisce il tempo, una mazza mi scuote il cervello, un silenzio assordante in questa stanza enorme senza te. Cerco la tua immagine. Dalla strada voci confuse, io le sento davanti al cancello, delle donne che ridono, ma fra queste donne non ci sei. No, non sei ancora tu. Sul mio letto rimango legato, sotto un peso che toglie il respiro. Io vorrei ammazzarti come il cane rabbioso che senza un perché morde il suo padrone. L'orologio scandisce il tempo, è già l'alba e sei tornata. Ora striscio ai tuoi piedi, tu sei la regina, chiedo a te, fai quello che vuoi di me. Lo so, mica per me. Ragazzi, abbiamo finito? Posso parlare? Prego. Grazie. Giovani amici, come rappresentante del partito italiano Bianconi, Bianconi di capelli, di saccoccia, di tutto, è bene chiarire subito, così, proprio in bianco staccato, sono qui più che per esporre il nostro programma, che voi del resto già conoscete e che avete sempre rifiutato e che avete fatto pure bene a rifiutare. Certo. Sono qui per puntualizzare la situazione prima che le circostanze ci pongano in, diciamo così, in posizioni sempre più lontane, sempre più contrastate. Ecco. Dico, ma che volete? No, no, dico, che volete da noi? Ecco. No, che volete da noi? Che volete, noi già vi abbiamo dato tutto, mi pare, no? Vi abbiamo sempre considerati. Vi abbiamo sempre considerati, e non mi fate arrabbiare, come appartenenti ad una nostra colonia, l'ultima. Vi abbiamo dato autogoverno, indipendenza, libertà.
Insomma, vi abbiamo trattati sempre come i congolesi. Non vi basta? Non vi basta. Non vi basta. Vi abbiamo dato quello che noi non avevamo mai avuto. Meno che una cosa che noi abbiamo spesso avuto e non vi abbiamo mai data. Le sberle. Ma per piacere ragazzi, non interrompetemi perché ho pochi minuti a disposizione. Ecco. E forse neanche stasera riuscirò a darvene qualcuna di sberla, perché il tempo non c'è, manca. Scusate, bevo, cin cin. Ma ci pensate liberi alla vostra età? Ma sapete che io la prima volta che sono uscito di casa la sera avevo 20 anni? Per andare a fare il soldato. E mi ricordo che non uscii nemmeno da solo, nemmeno in quell'occasione da solo uscii, perché uscii con due carabinieri che vennero a prendermi, perché io avevo tardato un tantinello a presentarmi alla chiamata, colpa di mio padre, il quale nemmeno di fronte alla cartolina precetto voleva lasciarmi uscire da solo, perché credeva che me la fossi spedita da me. Ma Invece voi, non solo di casa, ma addirittura dai confini uscite da soli, eh? Viaggetto ogni tanto, eh? Poi adesso con questa moda che c'è degli scambi alla pari, eh? Ogni tanto un giovane straniero che viene in Italia, un giovane italiano che va all'estero, sì. C'è una confusione nelle case, un via vai, non ci si capisce più niente. No, io parlo per esperienza, perché mio figlio, il maggiore, di tanto in tanto fa il sacco, lui lo chiama il sacco, e va a Berlino. Va bene. Bravo. E un tedesco mi piomba a casa. Sì. Io dico, vogliamo fare questi scambi alla pari, facciamoli sul piano nazionale, no? Come ha fatto il mio amico Brambilla di Milano. Sua figlia è stata ospite di una famiglia napoletana a Napoli e subito c'è stato lo scambio, perché il figliolo napoletano, la figlia di Brambilla, è stata 15 giorni là e naturalmente per ricambiare la famiglia napoletana ha mandato il figliolo a Milano, a casa di Brambilla, ospite di Milano, è qui da 15 anni e sta benissimo. Senta! Cerchi di non uscire dall'argomento, per favore. Rientro, grazie. Rientro su, prego. Grazie. Ecco. Il fumo, ecco un altro problema interessantissimo. Il fumo, gravissimo problema. Ma sapete che io la mia prima sigaretta l'ho fumata a 30 anni? La prima e l'ultima. Ci posso giurare che era una nazionale? Eh no, sono rimasto così. C'erano anche altri. Invece voi alle elementari già fumate, col filtro, ma fumate, eh? Eh sì. Vedete, siete troppo emancipati. Noi la nostra vita ce la siamo gustata, centellinata, come un cognac di gran marca. Voi avete fatto tutto un sorso. Allè, giù, eh? 13 anni, motoscooter. 14 anni, la ragazza. 18 anni, spider. Eh? Ma che è vita questa? No, dico, è vita questa qua. D'inverno a sciare, d'estate sulla Costa Azzurra. Cinema, teatro, divertimenti, tutte le sere a ballare nei vostri locali. Ma quando mai noi abbiamo fatto la vita che fate voi? Magari. Saluti da un pezzo ormai e perdiamo tempo in queste chiacchiere inutili che non contano niente. Non contano niente, non esatto, non tempo. Contano niente. Iniziamo subito con le domandine. Ragazzi, forza! Oi, Mario! Oi, là, sì, oi. Bravo. Tu parli di questa nostra libertà e dei locali nostri, eccetera, eccetera. Ma quale libertà? Quale locale se non fanno altro che chiuderci? Ma ti sembra giusto che chiudono i nostri locali così noi non possiamo più andare? Accuso il colpo, è sbagliato. Bravo, sei bravo. Di prima. Ben detto. No, dicevo è sbagliato chiuderli prima.
Bisognerebbe farvi entrare tutti dentro, no? E poi quando siete dentro, bene stretti, stipati, chiudere allora. Dalla descrizione che lei ha fatto di noi, sembrerebbe che noi fossimo una gioventù senza interessi. Tutt'altro, non ho mai detto questo. Siete più che interessati. La prego, non divaghi. Io le mie idee ce l'ho e ben precise. Ed ho il coraggio di... Di esporle, grazie. Dica pure. E ho il coraggio di esporle. Io sono per i cinesi. Lo avevo sospettato. Da che cosa? Dal taglio degli occhi e dalla cravatta che porto. E di prima anche lui. Altre domande? Lei sostiene che per... Come, scusi? Lei sostiene che per educare i giovani occorre prendere la sberla dalla mattina alla sera? No, no, basta la sera, guarda. Altre domande? Lei non ritiene che la nostra emancipazione sia frutto di maggiore intelligenza? Stando ai risultati di numerose indagini, scientificamente provato che l'intelligenza dei giovani d'oggi è molto superiore a quella dei giovani della sua generazione. Lei non è d'accordo? Sì, sì, cara, sono d'accordo. I giovani d'oggi sono più intelligenti. Questo è fuori di dubbio. Noi eravamo più tardi, più, come dire, più testoni, però qualche impennata l'abbiamo avuta anche noi, no? Piccole cose, cosucce, non so, la radio, la pila atomica, la biro. Il mangiadischi. I satelliti artificiali, cosine venute fuori da queste testoline così un po' lente, ma che hanno avuto qualche guizzo. Vedete, giovani amici, voi siete partiti più forti di noi, forse un po' troppo forti. C'è nei vostri occhi una febbre di successo che ci preoccupa, amorevolmente ci preoccupa. Prendiamo a caso uno di voi. Io prego il regista di inquadrare il volto di uno di loro. Ecco, quel viso. Eccolo. Cosa vi dice quel viso, sotto certi aspetti anche interessante? Che cosa l'attende quell'uomo fra qualche anno? La presidenza dell'Accademia dei Lincei? O l'internamento in un riformatorio? Ai posteri l'ardua sentenza. Oi, ragazzi, ma che fate? E no, io ho scherzato, eh. Ho scherzato, ve lo giuro, però... Non... Caterin, ma che fate? Tony! Colli. Sì. Beh, perché scusa, Gaber non è mica tuo marito? Sì, ma a casa. Ah, perché tu hai un marito da casa e uno da passeggio. No, ma siccome anch'io ho una mia attività artistica... E questo lo sappiamo tutti. Ecco, io non volevo mischiare le due cose, cioè Giorgio non mette assolutamente bocca nella mia, certo, di attività, come io del resto nella sua. Sì. Senti un po', ma funziona? Funziona. E chi funziona? Giorgio, come chi? Certo che funziona, va forte. Fortissimo, eh? Strafortissimo, eccezionale. E dimmi una cosa, siccome tu sei una mia amica, io di te mi fido. Fa lo stupido con le ragazze? Oh, la solita moglie gelosa. Senti, Giorgio è un bravo ragazzo, riceve gli attori e le poesie. Cioè, recita le poesie? No, riceve gli attori che recitano poesie. Guarda, meno male, perché lui ha sempre avuto il pallino di recitare, sai che impressione. Sì. Senti una cosa, e balla anche? No. Non balla, insomma, non recita, non balla. Ragazzi, ma cos'è che l'avete preso a fare? Oh, ma dico, Gaber, canta, no? Scusa, fa quelle robe lì, quelle robe lì. Io sono dell'idea che in una famiglia di artisti ne basti uno solo. Ah, sì? Io.
Comunque così, a parte tutto, bella trasmissione. Ah, eccezionale, sì. Favolosa. Poi questi ragazzi... Vero, sono... bella trasmissione. Sì. È anche molto bello cantare qui perché... È stupendo, sì. Meraviglioso. Mai provato un'emozione più forte di questa. Senti, perché non canti, dai? No. Dai, canto, no, dai. Non perdere cose. Ragazzi! Ombretta Colli! Che farò? Domani sera partirai, per 4 mesi non ti rivedrò, un grande vuoto lascerai, un vuoto che colmare non potrò, non te ne importa come fai. Che un altro uomo cercherò. Non potrò, ritorna presto, pensami un po', per questi 4 mesi aspetterò, per questi 4 mesi aspetterò, per questi 4 mesi aspetterò. Ragazzo un po' come tanti, che lavorava, tirava avanti ed aspettava senza pretese il suo stipendio a fine mese. La madre a carico in 2 locali, mobili usati presi a cambiare, in un palazzo malandato, servizi in corte, vitto bloccato, ma quella casa, ma quella casa ora non c'è più, ma quella casa, ma quella casa l'hanno buttata giù. Morta la madre, rimasto solo,
pensa alle nozze e all'amorosa. Sì. Che già prepara il velo da sposa ed il corredo per la sua casa. Per quella casa vitto bloccato, 3.000 al mese spese comprese. Lui la guardava tutto contento ed aspirava l'odor di cemento. Bravo! Bravo! Ma quella casa, ma quella casa l'ha buttata giù. Già tutto è pronto, le pubblicazioni, il rito in chiesa e i testimoni. Quando ecco arriva un tipo astratto con baffi e barba e avviso disfratto. E quel palazzo un po' malandato va demolito per farci un prato. Il nostro amico la casa perde per una legge del piano verde. Ma quella casa, ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa, ma quella casa l'ha buttata giù. È ora di finirla, di buttare giù le case per fare i prati. Ci interessano i prati. Guarda quello lì, doveva sposarsi, trag. Gli buttano giù la casa, non può più sposarsi, roba da matti. Capisco queste cose, questi problemi, capisco anche se lettano io, ma qui neanche. Ma cosa fai? E tu lì? Io sono qui. Andiamo lì. Beh, andiamo lì, va? Andiamo, va? Brava, è stata brava nostra moglie, eh? Come nostra moglie? Via, se permetti, vero? Ma cosa c'entra? Noi siamo amici, non sta lì a guardare il pelo nell'uovo. Cosa canti? Mi hanno detto che canti una canzone di un genere nuovo, eh? Sì, no, veramente sarebbe una canzone di un genere vecchio, soltanto la facciamo diventare nuova. Che si chiama il genere rock and roll. Sì, ti ricordi quando io e te lo facevamo? Sì, sì. E il titolo? E il titolo è Torno sui miei passi. Adriano Celentano, torno sui miei passi! Non so, torno sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat, tutto alla rovescia, ecco cos'è, diciamo la verità, io scandalizzavo, quando mi muovevo. Dici tu, chi si scandalizza più? Tutte marionette, col cuore di stracci, senza amore e pietà. E allora guardati, guardati, guardati allo specchio. Levati, levati, levati la maschera. Ecco saprai chi veramente sei tu. Così potrai divertirti di più. Venite sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat. E se ci proverete, la vita così avrà un valore per voi. Passano, passano le mode, i tempi cambiano.
cambiano, cambiano, canzoni e ritmi nascono, nascono, cantanti nuovi. Come farò a stare a galla non so. Guardati allo specchio, levati, levati, levati la maschera, ecco saprai chi veramente sei tu, così potrai divertirti di più. Venite sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat, e se ci proverete, vita così avrà un valore per voi. Passano, passano le mode, i tempi cambiano, cambiano, canzoni e ritmi nascono, nascono, cantanti nuovi. Come farò a stare a galla non so, come farò a stare a galla, io non so se nasco tutti questi cantanti e tutti questi ritmi e queste canzoni, perché come si fa a stare a galla, io non so. Grazie, grazie. Oh, ma i tuoi amici qui della tua trasmissione sono veramente gentili, eh? Li hai preparati tu così? No, no, sono forti loro così. Ah, sono di natura. Sì. Senti, ma chi sono sti ragazzi della via Gluck? Ah, i ragazzi della Gluck, li hai sentiti? No, so che ci sono. Sono forti, eh? Hai sentito come sono forti? Sì. Sono fortissimi, sono proprio fortissimi. Dunque adesso ti spiego come li ho conosciuti. Una volta io ero al bar e stavo giocando al biliardo. Cosa fai? Sì. E allora stavo giocando, a un certo punto, mentre io ero lì così, no? E viene uno per il braccio e mi dice, oi, dico, chi è? Chi è? No, io dico, chi è lui? Chi è? Lo dicevi anche tu? No, dico, chi era? Sì, io ho detto, chi è? E lui fa, dice, noi siamo i ragazzi della via Gluck. Ho detto, ah, piacere, anch'io sono nato lì. No, ma noi non siamo mica nati lì. Beh, ma allora perché dite che siete i ragazzi della via Gluck? Giusto. E questa è la macchina che inquadra? Sì. Allora, buttiamoci di qua. Allora dico, perché? Allora loro mi hanno detto, dice, no, ma noi non è che siamo nati lì o cosa, noi ci sentiamo rappresentanti, cioè vogliamo rappresentare tutti i ragazzi della via Gluck del mondo. Del mondo? Del mondo. Poi, hanno detto loro del mondo, eh. Comunque, se vuoi, possiamo fare d'Europa. E io ho detto, vabbè, ragazzi, mi siete simpatici, allora sapete cosa facciamo? Siete veramente simpatici? Vabbè, voi altri siete da oggi in poi, fate parte del clan. Eh sì, ma vabbè, ma ci vuole un contratto. Eh beh, ma contratto, come si fa a fare un contratto? Eh no, ci vuole un contratto. Allora, cosa è questo? Io dico, vabbè, adesso è questa la camera. Io avevo capito. Allora tu capisci che io mentre ero lì ancora mi sono messo, cos'è che vuoi? Allora mi sono messo lì, a tirare, questo qua mi prende per il braccio, guarda, se noi non abbiamo un contratto non possiamo dimostrare, chi ha detto dimostrare? Non possiamo dimostrare ai nostri amici, dice, che noi facciamo parte del clan, così, perché noi siamo come te, come contratto. Giorgio Gaber. Un contratto. Sì, un contratto, così. E allora ho detto, vabbè, faccio il contratto. Ho fatto il contratto, insomma, ma ci siamo salutati. Ciao, ciao, dove andate? Dove andate? Beh, io sono andati via. Sì, perché bisogna far presto, il regista dice, bisogna far presto, lo taglia. Non li ho più visti questi qua. Ma non li ho più visti. Dopo 7-8 anni l'incontro, ehi, ciao! Sì, cosa? Dopo 7-8 anni io li incontro e dico, ehi ragazzi, come va? Bene. Bene, tu? No, bene, andato. Ah, li conoscevi? Bene. Allora, dice, come va? Allora dice, senti, già che sei qui, vieni a vedere, perché io ero lì alle corse, no? Stavo vedendo un cavallo che stava vincendo. Sì, sì. Sì, ero forte, Gianni Morandi. E allora, allora sono andato lì.
Allora questi cosa ho detto, senti, fai un favore, vieni con noi che ti diverti un po'. Dove siete? Siamo qui in una cantina. Io sono andato giù in questa cantina qui e sono andato a vedere cosa facevano. E cosa facevano? Cosa facevano? Cosa facevano? Ah, domani a me? Sì. Te lo stavo dicendo. Erano lì con gli strumenti in mano, hai capito? Tutti così, ho detto, ma cosa fate? Ma noi suoniamo un pochino. Ah. Suonate. Beh, suonate. E loro suonarono, cioè. E allora si misero lì a suonare. E allora poi hanno fatto un pezzo che era fortissimo. La bomba. Bravi. Allora io dico. Grazie. Allora io dico. Ma caspita, ma ragazzi, guardate, siete fortissimi, siete fortissimi. Ma facciamo, fate qualcosa con noi, col clan. Ma noi siamo già del clan. Ma va. Perché io non mi ricordavo più, erano passati 8 anni. Ma vi faccio un contratto, vi do. Ma l'abbiamo già fatto un contratto. Ah sì, quando? Caspita, ho 7-8 anni fa. Vabbè, ma sarà scaduto. No, no, era di 30 anni il contratto. Giusto. Comunque, hai visto? Previdenza. Adesso cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire cosa cantano, perché sono qui. Ah, ecco, questo è vero, io stavo andando a casa. Dunque, loro io ho cantato Torno sui miei passi. Sì. E loro hanno fatto una canzone, sai, sì, che lega un po'. La risposta? No, la risposta l'abbiamo lasciata a te. Ah. Ecco. A proposito, mi raccomando, il 14 luglio in tutti i negozi il suo disco, La risposta. Poi va che ce l'ha? Beh, comunque fa niente. Allora, allora i ragazzi, sì, hanno fatto Rock il padre del beat. Come l'ozio il padre dei vizi. Beh, io non lo conosco. Non lo conosci. Comunque saranno parenti, la via Gluck. La ragione si sa, lui soltanto ce l'ha, perché se vuole così bisogna dirgli di sì. Anche noi siamo sicuri che voi imparerete il rock da oggi in poi. Come mai si torna al rock mentre va di moda il beat? Come mai si balla al rock? È proprio matto il ragazzo della via Gluck. Come on, come on, really come on, Caterina Caselli.
e cade la pioggia e cambia ogni cosa. La morte e la vita non cambiano mai. L'estate è passata, l'inverno è finito, la morte e la vita rimangono uguali, la morte e la vita rimangono uguali. Per fare un uomo ci vogliono 20 anni, per le illusioni un'ora d'amore, per una vita migliaia di ore, per il dolore abbastanza un minuto, per il dolore abbastanza un minuto. E non ha tempo di dire parole, quando la vita una vita darà. E non ha tempo di fare l'amore, quando l'inverno più a non se ne andrà. Fanno gli uccelli, e dove vanno nessuno lo sa, ma verrà un tempo e quel cielo vedremo, quando l'inverno dal nord tornerà, quando l'inverno dal nord tornerà. Un trionfale applauso per Ornella Vanoni. Canti dal vivo o canti in playback? No, pensavo di recitare dal vivo perché anche in playback sarebbe difficile. È scomodo, sì. Questa sera Ornella infatti non canterà, cosa che ci dispiace molto, vero? Dispiace un po' a tutti, perché tu hai moltissimi ammiratori anche in mezzo a questi ragazzi che ci sono qui, ma reciterà, anzi, però reciterà. Però. Nel senso che è venuta qui anche perché effettivamente è l'unica cantante del mondo della musica leggera italiana che oltre a essere cantante è anche attrice. Bravo, hai imparato bene. L'unica o qua. Che cosa hai preparato? Io ho scelto Umberto Saba perché è un poeta che mi piace, perché è delicato, sensibile, facile e poi perché ha sempre molto amato la giovinezza. Le sue poesie sono sempre dedicate o alla sua giovinezza o alla gioventù di qualcun altro. Ho capito. E poi sono anche piuttosto musicali queste. Sì, direi che sono un ottimo spunto per una canzone, però non bite. Non bite. Non bite. Senti, ma è già un po' che non reciti, no? Mi sembra che. Ma 3 anni mi sono dimenticata tutto. Ormai ho la voce da cantante, sempre uguale. No, io credo che sarei bravissima. Ascoltiamo quindi Ornella in questo ruolo piuttosto inconsueto che ci leggerà 5 poesie di Umberto Saba. In questa prima poesia, Umberto Saba identifica in una gatta una ragazza che ha amato.
La tua gattina è diventata magra. Altro male non è il suo che d'amore. Male che alle tue cure la consacra. Non provi un'accorata tenerezza? Non la senti vibrare come un cuore sotto la tua carezza? Ai miei occhi è perfetta. Come te, questa tua selvaggia gatta. Ma come te, ragazza innamorata, che sempre cercavi, che senza pace qua e là ti aggiravi, che tutti dicevano è pazza. È come te, ragazza. Un suo ricordo d'infanzia. La mia infanzia fu povera e beata, di pochi amici, di qualche animale, con una zia benefica ed amata come la madre, ed in cielo il Dio immortale. All'angelo custode era lasciata sgombra la notte metà del guanciale. Mai più la cara sua forma ho sognata dopo la prima dolcezza carnale. Di risa irrefrenabile ai compagni, a me di strano fervore argomento, quando alla scuola i versi recitavo, tra fischi, cori, animaleschi lagni. Ancora mi vedo in quella bolgia e sento solo un'intima voce dirmi bravo. Senza di mai lasciate, senza pianti, devo di ciò accorarmi. Tu non piangevi perché avevi tanti, tanti baci da darmi. Durano sì certe amorose intese quanto una vita e più. Io so un amore che ha durato un mese, e vero amore fu. Io sono come quella foglia, guarda, sul nudo ramo, che un prodigio ancora tiene attaccata. Negami dunque. Non ne sia tristata la bella età che un'ansia ti colora e per me a slanci infantili s'attarda. Dimmi tu addio, se a me dirlo non riesce. Morire è nulla, perderti è difficile. Umberto Saba ha dedicato una meravigliosa poesia a Milano e siccome io sono milanese e adoro questa città, vorrei leggerla. Fra le tue pietre e le tue nebbie faccio villeggiatura. Mi riposo in piazza del Duomo. Invece di stelle ogni sera si accendono parole. Nulla riposa dalla vita come la vita. I giovani del mondo sono riconoscenti a quattro ragazzi che qualche anno fa formarono un complesso. John, George, Paul, Ringo, con le loro chitarre, le loro idee musicali e soprattutto il loro sound, inventarono la musica beat!
yesterday. Oh, my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There are shadows hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. L'amore mi fa morire.